hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean, yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. Oggi è Natale. Oggi Gesù nasce a Betlemme. Tutti conosciamo la nascita di Gesù e il sì di Maria. Ma Giuseppe? Chi era Giuseppe? In quanti conosciamo il suo coraggioso sì? Giuseppe è un uomo giusto, che non agisce di pancia, ma utilizza testa e cuore per affrontare la realtà. Affronta il suo disagio non pensando solamente a se stesso, ma anche a Maria, evitando che si senta emarginata e giudicata dalle persone. Pensando ai social, noi, a differenza di Giuseppe, che importanza diamo alla nostra immagine? Quanto conta il pensiero degli altri su di noi? Quali sono le conseguenze di ciò che postiamo? Ci chiediamo mai che effetto hanno i nostri giudizi, i nostri commenti, i nostri mi piace? Ma anche no! Ma secondo te, vi immaginate se Giuseppe avesse risposto così a Dio? Sarebbe stato un bel colpo di scena. Forse però il vero colpo di scena è stata proprio la sua risposta. Giuseppe era giovane, con una vita davanti, tutta da scoprire e da progettare. Chissà quanti sogni aveva, quante aspettative. Fare delle scelte è difficile. Immaginiamoci se queste non portano poi ai risultati che speravamo. Continuare il proprio percorso, quando si sa che non corrisponde ai tuoi desideri, a chi sei, ti frena perché sei sottoposto al giudizio. In un mondo dove sbagliare non è più consentito, quanto siamo disposti ad accettare di aver sbagliato? Quanto ci sentiamo liberi e capaci di cambiare strada? Cosa penserebbero di me i miei amici? Giuseppe non si lascia prendere dal timore, si fida di Dio, indicandoci la strada. Ma il Signore ci ricorda spesso di non temere e di avere coraggio. Coraggio, perché Giuseppe, nonostante le sue paure, si fida dell'opera di Dio e morde la vita, così come dovremmo fare anche noi. Saper compiere scelte e farsi carico dei propri errori. Non aver paura di rimanere soli perché si è determinati. Il contrario di un uomo è un camaleonte, uno che si adatta, che si mimetizza, che non sceglie. Giuseppe non si lascia prendere dal timore, si fida di Dio e ci indica la strada. Sono tanti i momenti in cui dobbiamo fidarci e dobbiamo scegliere. A scuola, in famiglia, tra gli amici, in parrocchia, al gruppo. Come direbbe Jovanotti, cosa sono disposto a perdere per intraprendere la mia strada? E allora, rimboccati le maniche e prendi iniziativa. Sentiti protagonista della tua vita. E allora, rimboccati le maniche e prendi l'iniziativa. Sentiti protagonista della tua vita. Buon Natale! We'll be chillin' and having a good, good time.